Le elementari, probabilmente per Indiana Jones, volevo fare l'archeologo. Poi in realtà ho sempre voluto fare... Quindi posso dirmi soddisfatto, insomma, faccio da grande quello che avrei voluto fare da bambino. Faccio lo storico dell'arte, che è un lavoro straordinario, forse il più bel lavorare che ci sia, cioè lo studio dei patrimoni artistici all'interno dell'escursus storico, quindi la ricostruzione anche di come le opere nascono, come le opere si trasformano, dove finiscono le opere e soprattutto adesso che sono il direttore scientifico del Museo della Città di Livorno, insomma è una fortuna straordinaria avere l'intero patrimonio civico del comune da poter studiare. A me non piace quello che faccio, io non posso fare altro, è la mia più grande passione, io passo la mia vita nello studio dell'arte, della storia, ogni momento libero, indipendentemente dal fatto che sia sul lavoro o meno, è dedicato a quello, quindi è la mia esistenza, io non vivo senza quello e quindi è il fondamento stesso del mio essere. Io sono qui da un anno e devo dire la verità che il rapporto nella vita privata è straordinario. Io adoro la città di Livorno, amo moltissimo, insomma, il suo rapporto col mare e allo stesso tempo il rapporto sul lavoro è molto positivo, seppur chiaramente, essendo lombardo di nascita, diciamo che ci sono dei ritmi che ho dovuto imparare e sto imparando, che differiscono moltissimo dalla mia natura e dalla mia anche formazione professionale. Città bellissima, città piacevole, città divertente, ma deve tornare ad avere un ruolo culturale. E è quello che stiamo facendo anche qui al Museo della Città, cioè ribadire il ruolo delle istituzioni culturali, quindi una città spumeggiante che anche oggi è piena di esperienze artistiche che però devono dialogare tra di loro, fare rete, trovare un ruolo anche all'interno del panorama livornese. I livornesi devono tornare a frequentare in maniera più massiccia e anche a crederci nelle realtà culturali della loro città e Livorno deve diventare un centro importante da un punto di vista culturale non soltanto per la Toscana, ma per il Mediterraneo e anche per l'Europa. E quindi ribadire un ruolo di eccellenza culturale che questa città ha avuto in alcune fasi della storia, come testimonia per esempio la collezione che ha alle mie spalle. La cultura non si ferma. Scompariamo noi, passeranno i tempi, le generazioni andranno a sostituirsi, ma la cultura non si ferma. La cultura è tutto ed è il sale stesso dell'esistenza.